Questo programma è offerto da Automa 2000. Mizuno, sponsor tecnico del Cervia Calcio. Buongiorno direttore! Buongiorno a voi! Inizia la giornata, eh? Si riparte per un'altra giornata di lavoro. Via! Dai, raccontaci un po', dai, su! Raccontiamo in questa puntata il DS Bondi, come fa, come svolge la sua giornata di lavoro. La mia giornata si inizia alle 7:15 e mi sveglio, faccio le mie robine, saluto i cani, che sono gli unici svegli a quell'ora insieme a me. E parto, come stamattina, vado a Cesena, allo Sport Center, che è il negozio di articoli sportivi nel quale lavoro, dove mi occupo un pochino delle società, perché nel nostro negozio, oltre che alla vendita al dettaglio, facciamo anche forniture alle società, e niente, lavoro fino alle 4, dopodiché stacco e volo nella mia seconda casa, che è Cervia, vado allo stadio e faccio le mie rovine allo stadio, sia inerenti il mio ruolo da direttore sportivo che quest'anno, come sapete, anche legate a Cervia 2.0 generazione social. Eccoci qua. Ti prende il camion, Attenti alla macchina che siamo arrivati. Venite con me che vi faccio vedere un po' il negozio nel quale lavoro. Buongiorno. Allora, questo è il negozio dove lavoro. Questa qui è la zona della vendita al dettaglio. Vieni, ti faccio vedere un po' tutto quello che è il nostro mondo. Porto, diciamo, nella parte più inerente a noi. Queste sono tutte le scarpe da tempo libero, scarpe da calcio, pallavolo, running, eccetera. Questo è un negozio storico che c'è ormai da più di 30 anni, e però io, come vi ho detto, non mi occupo di questo, io sono al piano di sopra, adesso vi porto nel mio ufficio. Direttore, scusi, ma c'è una cosa che non va bene in questo negozio. Cioè, le mie maglie dove sono, scusa? Le tue maglie sono custodite in una teca, perché sennò i ladri verrebbero... Grazie. Tutti i giorni. Andiamo, piano superiore. Vi faccio vedere il mio disordinato ufficio. Questo è... il mio posto di lavoro, quella è la mia scrivania, dove ho il mio computer. Qui c'è un po' di casino perché con queste macchine facciamo anche le personalizzazioni alle società, quindi quando vendiamo la roba alle società, personalizziamo la roba con lo scudetto, i numeri,
facciamo le maglie, facciamo tutto quello che è necessario a una società sportiva per vestire i propri ragazzi. E naturalmente qui viene anche prodotta la roba della Mizuno, che ha in dotazione il Cervia. Allora, le giovanili, ho un ricordo molto bello delle mie giovanili. Ho iniziato la mia carriera nella squadra del paese, si chiamava Jack di Casalgrande, è una società nella quale era dirigente anche mio babbo. Poi dopo, all'età di 14 anni, fui venduto al Carpi. Andai a Carpi e feci anni bellissimi a Carpi, con degli allenatori che mi hanno insegnato tanto, col quale mi sono trovato molto bene. Ho ancora amici legati a quell'esperienza. Feci allievi nazionali 2 anni di primavera, e poi dopo ebbi la fortuna di debuttare in Serie C all'età di 17 anni. Feci un campionato di C1 con più di 20 presenze da titolare, e dal di lì dopo ci fu la svolta, perché fui acquistato dal Cesena e venni a vivere qui in Romagna, e poi mi sono stabilizzato qui in Romagna causa fidanzamento, che poi è diventato matrimonio. Poi è arrivato l'anno di campioni, è stato un anno un po' particolare all'inizio, perché io ero disoccupato, venivo da una stagione in C2 e non avevo ancora trovato squadra, e ci fu questa opportunità tramite Mister Magrini, che mi propose di andare a fare i provini per questo nuovo reality che stava nascendo. Fui molto incuriosito dalla cosa e quindi feci i provini e fui scelto, e quindi iniziò questo anno clamoroso. Per certi versi fu un anno strepitoso, perché al di là del calcio poi ci fu un condensato di emozioni, un condensato di esperienze che è indescrivibile. La casa, la residenza, come la chiamavano gli autori, era qualcosa di indescrivibile. 25 animali che vivevano tutti nella stessa casa 24 ore al giorno, era... Vi lascio solo immaginare che cosa poteva succedere e le risate che ci facevamo lì dentro. Mi ricordo quando dovevo andare a sedare le pazzie di Morelli, mi ricordo quando a Carnevale organizzarono una festa in maschera, io dovevo fare, non so neanche come definirlo, quello che faceva entrare gli ospiti, e noi eravamo tutti mascherati. Delle cose divertentissime che impossibile dimenticarsi. Signori e signori, entrino alla festa dei sogni i pirati! I gladiatori! Prego, accomodatevi alla festa. Poi, come ho detto, le partite, le amichevoli infrasettimanali con la squadra di Serie A erano qualcosa di incredibile. Per noi ragazzi che facevamo l'eccellenza, andare negli stadi di Serie A con tutta quella cornice di pubblico, tutta quella gente che ci osannava, e poi insomma incontrare squadre di quel livello, perché quell'anno facevamo l'amichevole contro il Milan, era il Milan quello fortissimo, con Kakà, con Shevchenko, con Maldini. Era veramente qualcosa da pelle d'oca. La più bella che mi ricordo fu Palermo. Palermo
un'accoglienza incredibile, record di tutti i tempi di spettatori alla favorita. Mi ricordo la notte prima fu quasi impossibile dormire per il casino che c'era fuori dallo stadio, e poi quella che ricordi con più piacere perché ottenni la fascia per la finalissima del programma, e quindi qualcosa veramente di indescrivibile. Il secondo finalista Matteo Bondi, per il proseguo della sua carriera, e resterà sempre il numero uno. Ciao Bondi. Il successo è un lavoro di gruppo. Automa Group e le sue consociate ABC Trading e Automa Clean. ABC Trading rivende materiale di saldatura, utensileria e ferramenta per industrie privati, vanta di un rinomato centro assistenza autorizzato. Automa Clean è tutto per l'HACCP, prodotti monouso per il settore Horeca, pulizia industriale e professionale. ABC Trading e Automa Clean, il lavoro di gruppo per fare della tua impresa un successo. Allora, a livello personale, emozionale, il ricordo forse più bello che ho di quell'annata lì fu una mattina, appena sveglio, ci chiamarono dalla produzione e ci dissero: Bondi e Gullo, dovete partire per Torino. Praticamente a Torino, al Lingotto, me lo ricordo benissimo, come se fosse ieri, c'era la presentazione delle nuove scarpe dell'Adidas. E io e Francesco appunto andammo a questa presentazione e abbiamo avuto modo di stare per quasi un'ora, io e lui, insieme a Blasi e Alessandro Del Piero. Quindi mi ricordo benissimo che ci sedemmo in un divanetto a chiacchierare con Del Piero, proprio come se fosse uno del Cerveri. Erano quasi più le domande che lui faceva a noi che noi facevamo a lui. Ci autografò la maglia, ci autografò il pallone, noi abbiamo dato a lui la maglia del Cerri autografata, e quello è un ricordo che mi accompagnerà per tutta la vita.
Dove? Secondo te, ciao, dove ti devi andare? Secondo te. Ciao, adesso. L'abbiamo messo qua, guarda. Ma l'avevi messo in che senso quello lì? Come per aspettare. Prenotazione, no, oppure... stavo parlando con te praticamente. E poi scrivere un libro, cioè, sì, perché sta scrivendo un libro anche lui. Sì, ah. Però è arrivato a pagina 12 e non riesce più a andare avanti. E allora voleva trovare spunto, visto che c'erano delle gran foto. Adesso guarda, me la provo. Grazie. Ecco qua, visto? Uno e l'altro. Queste non sono ancora uscite, diciamo, nel mondo. Quindi... E poi l'imbocca al lupo ad Alessandro per il proseguo della sua carriera. Ed essere sempre venendo ai giorni nostri, invece, il Cervia di quest'anno è stato un anno un po' particolare, perché l'interruzione post-Covid ha reso tutto un po' più difficile, le dinamiche sono state un po' diverse dal solito. Diciamo che insieme all'allenatore abbiamo deciso di conformare gran parte dei ragazzi che c'erano l'anno scorso e siamo andati a pescare, soprattutto in categorie inferiori, qualche giovane che grazie ai miei collaboratori come Manuel Benvenuti o come altre persone che ci aiutano ad andare a vedere le partite, a conoscere i giocatori, abbiamo pescato qualche ragazzo giovane che tra l'altro devo dire ci sta dando tante soddisfazioni. Fare una squadra giovane, come tutte le cose, ha i suoi pro e i suoi contro. Probabilmente la cosa più difficile è far capire ai ragazzi quello che una società gli chiede e quello che significa prendere un impegno di questo tipo, seppur essendo dilettanti. Io all'inizio dell'anno mi sono molto arrabbiato con un nostro ragazzo perché mi era arrivato l'orecchio che alla domenica non ci sarebbe stato perché doveva andare a fare un weekend con i suoi amici al mare. E è legittimo perché sono ragazzi giovani, veniamo da un periodo strano e hanno voglia e bisogno di divertirsi, però ho ritenuto opportuno intervenire per dare anche un segnale agli altri. E comunque noi come società cerchiamo di fare le cose nel modo giusto e pretendiamo che chi sposa il nostro progetto faccia altrettanto. Cose che non devi neanche chiedere. Se tu hai preso un impegno, io e te abbiamo parlato 2 settimane fa, sì. Ci siamo dette delle cose chiare, no? Sì, sì. Allora, se tu prendi un impegno... Se tu prendi un impegno, anche se sei un 2002, devi cominciare a ragionare da grande. Non puoi venire da me a dirmi, io sto pensando venerdì, sabato e domenica di andare via con i miei amici. No, cioè noi domenica, te, oggi è tardi se ancora non hai cominciato a pensare al covacchio. Io non ho preso la sua decisione. Ok, il mister è venuto da me e mi ha detto, ti ha parlato, è venuto il mister da me adesso e mi ha detto, ti ha parlato Muccio? Mi ha detto no, perché? Mi ha detto che venerdì, sabato e domenica forse va via con i suoi amici in Toscana. Io sai cosa gli ho detto? Per me può andare dove vuole, però qui non torno. Finito. Perché noi qui ci stiamo facendo un culo così. Ma infatti io non ho preso la sua decisione, anzi, guarda. Cioè, domenica ci sei? Sì, ci sono. Sono venuto a parlare con voi. Amici, come prima. Perché ci tengo, se no... Leo. Io non ti dico queste robe qui perché voglio. Io quando abbiamo parlato 2 settimane fa, ti ho detto che... Cioè tu per me sei un titolare. Ed è importante che tu domenica ci sia. Sì, sì. Hai capito? Sì, sì, ma io ti capisco. Questo discorso l'ho fatto a te e l'avrei fatto a chiunque altro. È chiaro che tu sei riuscito a diventare importante per questa squadra in 2 mesi. Sei un 2002, noi ci puntiamo tanto su di te. E allora ci sono momenti e momenti. Sì, sì, abbiamo perso una partita e non succede niente, perché non è che facciamo dei drammi dopo una partita persa. Non siamo una squadra che vuole vincere il campionato, quindi perdere ci sta. Però ci sono momenti e momenti, e i tuoi amici devi dirgli, ragazzi, io prima c'è il calcio, poi se succederà ti spacchi il culo, una domenica sei squalificato, vieni da me e mi dici, direttore, sono squalificato, bisogna distaccare, posso andare 2 giorni con i miei amici? Ti dico, sei un coglione se non ne fai 3, perché stai andando bene. Però domenica no, ma io ti capisco, infatti immaginavo che aveva fastidio. Ok. Ci teneva a chiedere, giustamente. Tutto a posto. Yes.
Il programma invece è nato casualmente da un incontro casuale che ho avuto quest'estate a fine luglio a Milano Marittima con Riccardo Scarlato, l'editore di GoTV. Ci siamo incontrati, abbiamo fatto due chiacchiere e a me mi si è accesa subito la lampadina. E ho detto, è un incontro che non è stato casuale. Sono quelle cose che secondo me devono succedere e uno deve essere bravo a cogliere. E io dopo alcuni giorni ho chiamato Riccardo e gli ho detto, guarda, ho avuto quest'idea. Lui non ha esitato un attimo, io gli ho detto, Ricky, però mi devi dire che cosa mi serve. Lui mi ha spiegato che cosa mi sarebbe servito per fare una cosa di questo tipo e dopo due o tre giorni di riflessioni, nei quali mi continuavo a ripetere non me lo devo far scappare questa occasione, mi si è accesa la seconda lampadina ed era la lampadina di Gullo. E io ho detto, è l'unica persona per capacità, per esperienza, in grado di potermi aiutare. L'ho chiamato, me lo ricordo benissimo, una mattina, gli ho spiegato quella che era la mia idea, alla sera mi ha richiamato e mi ha detto, se mi dici parti, io ho già la valigia in macchina. La mattina dopo ci siamo incontrati e da lì sono partite riunioni su riunioni su riunioni su riunioni, tempo 15 giorni, è iniziato Cervi 2.0 Generazione Social. E poi prima di andare a presentare alcuni dei giocatori del Cervia Calcio, io volevo fare una piccola parentesi e dire che sono, da editore di GoTV, non felice di più di questa avventura che insieme al Cervia Calcio abbiamo iniziato a fare. Dopo 16 anni da campioni, il sogno dove Matteo Bondi tra l'altro era uno dei protagonisti, abbiamo, passatemi il termine, rispolverato quello che è il Cervia Calcio e l'abbiamo riportato in televisione. E il Cervia ha scelto GoTV e io sono non onorato di più. Grazie Matteo. Ma se me l'avessero detto 3 anni fa, quando avevo deciso di smettere, che mi sarei rimesso alla maglia del Cervia, probabilmente gli avrei dato del pazzo. In realtà quest'anno ci ho provato. È inutile negarlo. Io vivo di calcio. Amo il calcio alla follia, e stare fuori e vedere gli altri giocare non ce la faccio, è durissima. Quest'anno ho cominciato ad allenarmi così per tenermi in forma, perché non ho mai smesso di allenarmi, e niente, non ce l'ho fatta. Un giorno ho parlato col mister e gli ho detto, mister, io se hai bisogno e pensi che io possa essere utile, mi metto a disposizione. E poi dopo è successo, eravamo a Sant'Alberto, c'erano qualche infortunato, qualche squalificato, stavamo perdendo e l'ultimo quarto d'ora mi ha regalato queste emozioni. Purtroppo però il mio secondo debutto che ho fatto all'Areno è anche coinciso con una sconfitta che poi dopo poco più di 24 ore, insieme alla società, al presidente, agli altri che compongono la società, abbiamo deciso di sostituire l'allenatore. Naturalmente l'allenatore paga colpe anche e soprattutto non sue, perché io alla squadra ho detto che se fosse stato difficile o facile in ugual modo cambiare l'allenatore o cambiare 20 giocatori, avrei cambiato 20 giocatori, però abbiamo deciso che serviva una svolta, serviva smuovere le acque, perché come ho detto prima la situazione stava diventando pericolosa e quindi abbiamo deciso di prendere un allenatore che conosceva l'ambiente Cervia, che sapevamo già come lavorava, e abbiamo deciso di richiamare Enrico Bonocore, che era già stato a Cervia l'ultimo anno in cui io ho giocato e col quale avevamo perso lo spareggio per andare in eccellenza. E è stato doloroso, è stato molto doloroso, però si sa, nel calcio sono cose che succedono.
adesso da qualche giorno. È iniziato il viaggio forse più difficile, il più emozionante, il viaggio verso il 26 giugno, che è una data che per me, per il Cervia, per noi che lavoriamo all'interno del Cervia, sarà una data indimenticabile, perché è la data del centenario. È 2 anni che aspettiamo di fare questo benedetto centenario. Per noi sarà il centenario, ma sarà anche la chiusura di questo primo anno, perché sarà solo il primo, speriamo, di tanti anni di reality. E ci sarà da lavorare tanto, ci sarà da far conciliare il calcio con il centenario, ma vogliamo fare qualcosa che rimanga nella mente di nostra in primis, ma anche di tutti coloro che parteciperanno. Vogliamo fare una festa che sia degna di una società, seppur di promozione o d'eccellenza, comunque dilettantistica, che però in un qualche modo ha segnato la storia del calcio italiano. L'evento non si limiterà alla giornata del 26, ma inizierà il 25, dove ci sarà una festa in piazza, uno spettacolo di 2 ore, dove ci saranno ospiti, cantanti, ballerini, mentre il 26, tutto il giorno allo stadio Todoli, ci sarà inizialmente un torneo di bambini, che è la finale del Campioni Tour, e poi dopo alle 6:30 ci sarà l'apice della 2 giorni, cioè la partita, dove ci saranno, ci auguriamo, tutti i campioni di 15 anni fa, e insieme ad affrontare una squadra di un super team di calciatori, ex calciatori, personaggi dello spettacolo, della TV. Speriamo che sia una bella festa. Contentissimo di ritornare alla mia casa, perché questa la considero la mia casa. Io vi saluto e vi ricordo che per rimanere informati su tutto quello che succede nella casa del Cervia ci potete seguire su GoTV, che dal 1 di gennaio è diventato canale 63 e non più 163, oppure sui nostri social, su Instagram e su Facebook, la pagina ufficiale del Cervia Calcio. Quotidianamente sarete informati di tutto quello che succede nel nostro spogliatoio, non solo. Ciao a tutti, grazie. Questo programma è offerto da Automa 2000, Mizuno, sponsor tecnico del Cervia Calcio.